prossima settimana saranno distribuite circa 65.000 dosi di vaccino antinfluenzale e saranno quindi sufficienti per garantire la prevenzione a tutti gli over 65. Chi non avesse ancora ricevuto il farmaco può rivolgersi nuovamente al suo medico di medicina generale, che potrà garantire l'iniezione. La campagna proseguirà per tutto gennaio. Cristina Della Rosa, dirigente medico della ATS in Subria, assicura l'arrivo di nuove dosi di vaccino antinfluenzale. Il farmaco è introvabile e molti medici sono stati costretti ad annullare gli appuntamenti già fissati ai pazienti. Con la nuova fornitura annunciata dalla Regione, saremo in grado di assicurare il vaccino a tutti gli over 65 che vogliono aderire alla campagna di prevenzione. Il picco dell'influenza non c'è ancora stato e la campagna proseguirà anche a gennaio, dice l'ATS. Tutti gli assistiti over 65, chiedendo al proprio medico di medicina generale, potranno avere la vaccinazione, aggiunge Della Rosa. Le altre categorie a rischio devono rivolgersi alla SST. Prosegue anche la campagna con il vaccino spray per i bambini e ragazzi. Vista la buona disponibilità di vaccini, abbiamo esteso il target fino a 18 anni, spiega l'ATS. Proteggendo bambini e ragazzi, possiamo contribuire a proteggere tutta la comunità e i soggetti fragili. I pediatri e le ASST hanno già vaccinato quasi 14.000 under 18. Entro la fine dell'anno, intanto, è previsto anche l'avvio della campagna anti-Covid. I primi ad essere vaccinati saranno operatori sanitari, ospiti e personale delle residenze per anziani.